lunga. Io vorrei soltanto chiederti cosa vogliamo dire a tutti coloro che ci vedranno sul canale in internet di questa festa di Borgonato, così tanto conosciuta. Cosa vogliamo dirgli per farli venire, per invogliarli a venire a trovarci? Questa festa è così una festa semplice, noi puntiamo tutto sul divertimento. Quante serate sono? Sono 5 serate. 5 serate, i gruppi che si seguiranno? Allora abbiamo stasera i Tributo Pink Floyd, domani sera è un gruppo di musica rock, il venerdì il Tributo ai Guns N' Roses, il sabato il Tributo Ligabue e domenica è un gruppo di musica rock. Di solito quante persone prevedete che possano passare in queste 4-5 giornate? Di preciso non lo so, comunque so che facciamo sui 5.000 litri di birra. In tutte le serate? In 5 serate facciamo 5.000 litri di birra. Calcolando un litro a testa. Per essere un paese di 900 abitanti. Non tutti fanno un litro a testa. Sono tanti. È da molti artisti. God only knows it's wrong. We went to ciao, tu ti chiami? Giulia. Cosa mi fai mangiare di buono se vengo qui alla festa di Borgonato? Che cosa mi consigli? Lo stinco. Lo stinco di santo? Lo stinco di santo. Lo stinco di maiale o il polletto? Stinco di maiale e polletto. Questo è la novità, buono allora. Grazie. Ciao, come ti chiami? Fabio Olivari. Quante birre hai dato fino adesso, più o meno? Cinquantina tutte. Cinquantina? Fino adesso 50? Io, no, a testa più o meno. In generale. Allora, dolci fanciulle, qui a Borgonato, la festa di Borgonato, ce l'avete il fidanzato? Sì. Ma l'avete trovato qui nella festa? L'anno scorso che ho assistito proprio alla festa. Durante la festa? Ecco, io dicevo, se venivate prima, no? Ecco, perché questo è un altro motivo per venire a Borgonato, giusto? Esatto. Ragazzi, quindi datemi una mossa. No, è la migliore festa che c'è. E ci sono belle ragazze come voi? Esatto, certo. La maggior parte sono carine pure. Perfetto. Questo è tutto. No, è la realtà. Qual è stato il tuo compito in questa operazione, abbiamo visto, di scalata? Io assicuro la persona che sale in maniera tale che non cada e che comunque se in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento sia uno spot sicuro. Ma praticamente lo fate soltanto durante la festa della birra oppure anche in altri momenti? Cioè è un impianto stabile qui a Borgonato, qui in questo posto? In questo posto, no, soltanto durante la festa della birra.
e volendo venirvi a trovare, dove possiamo venire a trovarvi? Beh, noi abbiamo una palestra di arrampicata a Villongo e abbiamo una palestra di boulder come quella struttura lì con i materassi sotto, e la struttura che praticamente riempie tutta una stanza e ci si può allenare per poi sperimentare su queste pareti. Tutti insieme! Borgonato Fest, cosa possiamo dire ancora su Borgonato, la festa di Borgonato? Che tutto è possibile in questa festa. Quanti anni che la fate? Quanti anni? 16. 16 anni? Sì. E va sempre alla grande, va sempre bene? Sempre di più, si aumenta sempre di più. Tu sei? Uno degli organizzatori. Vabbè, il tuo nome, no? Sebastiano Lanzini. Siamo allora. Pronto? Siamo qua con uno degli organizzatori della Borgonato Fest. Tutto a posto, acqua, olio? A postissimo, acqua, postissimo, olio. Va bene, internazionali, abbiamo gente di tutto il mondo, è una festa che va nel mondo. Grazie Pino, buonasera.